Concentriamoci sul titolo nel mirino della settimana e il titolo nel mirino che hai scelto, il titolo che hai scelto è ERG, primario operatore indipendente di energia pulita da fonti rinnovabili presenti in 9 paesi a livello europeo. È il primo operatore eolico in Europa, tra i primi 10 in Europa. Il gruppo è attivo nella produzione di energia da fonte solare, essendo tra i primi 5 in Italia. Come dire, adesso poi mi spiegherai perché hai scelto ERG. Anche qui, insomma, ci buttiamo su un tema a noi molto caro, quello dell'energia, che ancora, ci terrà impegnati per questa prima parte dell'anno. Perché ERG, Enrico? Berg della famiglia Garrone, che negli ultimi anni ha totalmente rivoluzionato e cambiato il core business, quindi dal settore meramente petrolifero a energie pulite, eolico e così via. Quindi un titolo moderno, tra virgolette, un titolo green. È un titolo che poi da vari giorni, credo da qualche settimana, è entrato anche nel FTSE MIB, quindi un titolo che balza agli onori ai piccoli onori delle mie cronache. Ed è un titolo che, appunto, oltre al suo nuovo core business, che lo deve far mettere in watch list nel medio periodo, soprattutto per analisi tecnica, come al solito, secondo me è un titolo che, al di là peraltro di questa specifica mattina, perché chiaramente io preparo il giorno prima i titoli, questa mattina ERG è in rosso, perché c'è stato un abbassamento di giudizio su Enel, ERG, sugli energetici questa mattina da parte di Morgan Stanley, e quindi questa mattina è in sofferenza. Ma al di là di quella che può essere una singola sessione, comunque poi dovremo vedere come chiude oggi, i grafici che ho preparato secondo me possono mostrare le motivazioni, gli indizi, chiamiamoli così, Manuela, di quello che può Sì. essere il motivo per cui ERG va, credo, messa assolutamente in watchlist da subito, da oggi stessa, e possiamo, se sei d'accordo, partire con il primo grafico, con il time frame daily. Certo, allora infatti vedremo come sempre due grafici, partiamo da quello daily e poi ci concentriamo su quello weekly. Eccolo qui il daily, che cosa si vede in questo Beh, grafico? il daily da inizio anno si vede un trend comunque rialzista, perché abbiamo dei minimi crescenti. Un'area di massimo fatta a metà anno in area 36 euro, e poi da lì un ritraccio che l'ha portato in area 28. Avevamo la chiusura della ultima sessione con un hammer, quindi con una candela di stampo rialzista che, ripeto, almeno per oggi sembra negata, ma comunque il livello dei 28 euro, 27,90 è un livello interessante, perché la trend line supportiva può dare il là al rimbalzo dei prezzi. Quindi si tratterebbe di un acquisto a favore del trend primario, quindi non di un titolo che vive un profondo downtrend, eccetera, eccetera, ma un titolo che ha una crescita sana, con un trend rialzista non troppo forzatamente ripido, che quindi è una crescita sostenibile nel medio periodo, Sì. e soprattutto un titolo che, e qui possiamo, se sei d'accordo, passare al time frame weekly, un titolo che mostra come questo trend di medio periodo rialzista sia partito addirittura dai minimi della pandemia, e poi, come si va a vedere con quelle curiose mezzelune che ho inserito in basso, Sì. ci sia una sincronia tra prezzo e tempo. Ossia, molto semplicemente, la trend line che avevamo nel grafico precedente qui è stata allungata, e vediamo nella parte iniziale a sinistra del grafico il minimo della pandemia, e quindi la trend line mostra da lì la crescita, mentre le mezzelune vanno a indicare dei cicli, quindi il tempo, di una durata annuale, perché ogni mezzaluna va da marzo a marzo dell'anno successivo. E quindi vediamo che ogni volta che la mezzaluna si chiude abbiamo un minimo di prezzo e da lì una ripartenza. Ed ecco che quindi ora nella mezzaluna, l'ultima, diciamo, la mezzaluna attuale che si sta chiudendo, quindi il ciclo annuale che si sta chiudendo, presuppone un minimo, che è quello in formazione in sostanza sulla trend line, e da lì nasce, parte la successiva mezzaluna, quindi il nuovo ciclo annuale. E come si può notare, ogni volta che una mezzaluna, che un ciclo parte, abbiamo una nuova spinta rialzista, ossia una nuova partenza di un ciclo annuale, che l'analisi ciclica vuole che ogni ciclo, quando parte, abbia una forte spinta al rialzo. Quindi abbiamo una sincronia tra analisi tecnica, prezzo, e analisi ciclica, prezzo.
tempo, per cui secondo me il primo giorno in cui ERG mostrerà forze e volumi sarà secondo me un'occasione per metterla in portafoglio e comunque a favore di un trend solido, sano, partito già da qualche anno. Certo, ottimo. Allora ERG entra in watch list, soprattutto nella nostra dedicata ai titoli nel mirino. Naturalmente ogni settimana aggiungeremo qualcosa in più.